arrivati a questo punto della mia carriera, le soddisfazioni sono state tante, me ne sono tolte diverse, perché chiaramente insomma è stato un percorso non facile, ma comunque aiutato, diciamo così, anche dalle stelle, perché è stata una bella fetta di vita, gli spettacoli che ho affrontato, le esperienze che sono state ricche di tante cose che mi hanno fatto crescere sempre nella maniera più giusta, incontrando anche persone che a volte hanno influenze su di te positive, per cercare di essere sempre preparati, sempre essere in discussione con se stessi per migliorare quello che sono le tue capacità anche espressive, nonché appunto sia canore che interpretative, parlando di quello che è stata la mia parte più importante, quindi quella del musical come interprete cantante. E oggi non posso altro che dire che sono soddisfatto, sono contento e sono pronto per affrontare una parte ora completamente diversa, che è soltanto quella dei concerti qui in America, dello swing, senza tralasciare quello che è l'importanza della mia eredità di cantante, di bel canto italiano, e vorrei portarla qui in America per mettere insieme le due cose. Questa è la mia nuova sfida. Quello che non ho fatto che vorrei fare. Bella domanda, perché a volte mi dispiace non aver avuto tempo di dedicarmi di più nel provare a scrivere canzoni mie e quindi costruire un album intero. Ecco, questo non l'ho mai fatto, l'ho fatto a tratti, l'ho fatto a periodi, che quando sono stati poi messi insieme non sono mai riuscito appunto a concludere un lavoro completo, un album che raccontasse di me, che raccontasse un periodo magari della mia vita e potesse essere una specie di anche di mappa di quello che era la mia vita artistica, dei miei passi che avanzavano negli anni. Però credo che arrivati a oggi mi sono convinto che forse chiaramente tutto non viene per nuocere e la mia vita è stata più importante da un punto di vista di interprete, cioè a me piace tantissimo prendere in mano testi, leggerli e cercare l'interpretazione di quello che è il mio modo di vedere la cosa e oggi sono molto soddisfatto di questo, perché fino a 30 anni poteva essere un problema. Oggi invece è qualcosa che mi appartiene tanto, mi rappresenta e sono molto felice di essere quello che sono, quindi un interprete. Mi piace essere la voce e lo sguardo di qualcun altro, interpretando, vivendo e moltiplicando sempre quelle che sono le mie sensazioni all'interno di ogni performance. Quali sono le mie paure? Ma sinceramente in questo momento non lo so, non ho particolari paure se non obiettivi ben chiari e precisi. Non ho paure perché fino a oggi, insomma, diciamo che di paure ne ho vissute ovviamente, ne ho passate diverse, però devo dire che per fortuna, ecco, questo è un periodo abbastanza tranquillo da questo punto di vista, non ho nessuna paura, sono molto affamato di novità, sono affamato di quello che mi può dare l'America in questo momento e soprattutto di quello che può incentivare a me l'America. Vada come vada, sono molto contento di vivere quello che sto vivendo in questo momento, il mio presente è completamente nuovo, ma se dovessi dire se ho paura di non farcela, se dovessi dire se ho paura di aver fatto la scelta giusta venendo via dall'Italia, non ho nessuna paura in questo momento, per fortuna. We will stand tall, face it all together at